mister, oggi un allenamento che apre una partita importante. Sì, ovviamente è una squadra che di tutto rispetto, che ha avuto anche dei punti di realizzazione, ma non guardiamo questo, perché poi sappiamo che Rotonda è davvero difficile per affrontare. Sì. Lei che sensazione ha su questa? No, le sensazioni sono sempre quelle che hai prima di una partita. Le partite sono tutte difficili. O giochi con l'ultimo, o giochi con la prima, o giochi con una squadra di metà classifica, cambia poco. Siamo nel girone di ritorno e quindi tutte si sono rinforzate e tutte lottano fino alla fine per raggiungere l'obiettivo. È chiaro che noi giochiamo con una squadra che ha 30 punti sulla carta, li ha fatti sul campo, poi ne ha 22 perché ne ha partita meno 8, ma sul campo hanno fatto 30 punti, quindi è una squadra di tutto rispetto, una squadra allenata bene. È una squadra equilibrata, una squadra che non ha mai preso imbarcate o ha perso delle partite in modo eclatante, ma se le ha perse è per sempre di misura, quindi è una squadra che sta bene messa in campo. È una squadra tenibile perché ha degli attaccanti importanti, è una squadra strutturata e quindi bisognerà far bene, bisognerà lavorare bene e soprattutto la cosa più importante è aumentare ancora di più lo spirito che abbiamo avuto nelle ultime due gare, pur avendo un organico ristretto, siamo contati, però se abbiamo quello spirito allora riusciamo a giocarci le partite per bene, che avevamo perso da un po' per delle vicende private che ci succedevano giorno dopo giorno. Mister, la gara di andata sancì la prima sconfitta in campionato della Nocerino. Cosa è cambiato in bene o in male rispetto ad allora nella sua squadra? Ma nella gara di andata, se vinciamo quella partita, eravamo primi quella settimana. C'era entusiasmo, eravamo all'inizio, la squadra si esprimeva al massimo e avevamo 20-22 giocatori a disposizione, a parte Mazzeo, però tutto il resto lo avevamo a disposizione. E quindi la squadra era sulla carta a livello d'organico più competitiva. Adesso cosa è cambiato? È cambiato chiaramente dopo il brutto periodo che abbiamo passato. È arrivata una società nuova, ci sono degli stimoli nuovi e la differenza rispetto al giro di andata è che comunque organicamente siamo pochi. Ecco, tutte queste partite così ravvicinate ne potremmo accusare, però pensiamo a queste domenica e poi pian piano penseremo alle altre. Proprio su questo aspetto, che dicevano organico rispetto al giro di andata, l'entusiasmo che si è visto dopo il pareggio esterno potrebbe essere una chiave di volta per la Nocerino, perché vedo che anche l'allenamento, questo giocatore molto allegro, spensierato, questo potrebbe essere, diciamo, un input in più. Sì, è chiaro che noi all'inizio dell'anno, non avendo fatto grossi investimenti come l'hanno fatto gli altri, il nostro obiettivo era quello di creare un entusiasmo, ma non solo da parte nostra, da parte della società, ma da parte anche della piazza, e l'avevamo creato perché nelle prime 10-12 partite, anzi nelle prime 15 partite eravamo a 4 punti dalla prima, 3-4 punti nei primi 3-4 posti e la gente veniva allo stadio, ci sosteneva, c'era un certo tipo di clima, no? E quindi quella era la nostra forza, la squadra giocava bene, organizzata, l'entusiasmo, la gente che ci dava una mano. Poi purtroppo si è perso l'entusiasmo per tanti problemi che ci sono stati. Si è perso l'entusiasmo della gente, abbiamo perso un po' di certezze, ci siamo sfilacciati perché comunque con la sessione di mercato che si è aperta a dicembre, chiaramente i giocatori non avendo più le certezze che erano prima, volevano andare via, c'erano tanti problemi e quindi abbiamo perso quella convinzione, quella compattezza che avevamo prima. Adesso cosa è cambiato? È cambiato quantomeno che tu hai una speranza, c'è una nuova società, le cose le stanno mettendo a posto, c'è più serenità. Sì, è vero, abbiamo qualche giocatore in meno rispetto magari a dicembre, però penso che con l'entusiasmo e con le cose fatte per bene si può fare lo stesso bene. È chiaro, avere 22-23 giocatori di livello alto ti facilita tanto il tuo lavoro, è chiaro, ma soprattutto quando capita come questa settimana che giocheremo domenica, mercoledì e domenica, avere una rosa a disposizione un po' più ampia ti permette di avere più forze fresche e di poter cambiare la partita anche in corso. Mister, mi ha fornito un assist. Il 10 febbraio, Riccio a parte, non è arrivato nulla dal mercato. Vero, cioè, ci sarebbe ancora la sessione svincolati, però qualcosina se l'aspettava, almeno per
per colmare i vuoti lasciati da Rizzo e Simonetti che rispetto all'inizio sono andati lì? Sì, noi abbiamo perso Rizzo, Simonetti, Cason, adesso Gallo, Pietro Longo, Altumi, ne abbiamo persi i giocatori, abbiamo perso Mazzeo per infortunio. È chiaro che sarei un bugiardo dire che non mi aspettavo. Mi aspettavo qualcosina, avevo fatto anche, come dire, avevo detto cosa mi serviva per potenziare questa squadra. È chiaro che la società ha fatto tutto negli ultimi 2-3 giorni e non è neanche semplice riuscire a prendere giocatori in 2 giorni. Mi auguravo che qualcosa si poteva fare, però non si è fatto non perché non si voleva fare, ma perché purtroppo i tempi erano ristretti e magari qualche giocatore non siamo riusciti a farlo liberare da qualche società. Mi auguro che troveremo qualcosa di svincolato, qualcosa che ci possa dare una mano, perché questa squadra ha bisogno di una mano, perché realmente siamo contati, ma soprattutto abbiamo 8 over a disposizione e 8 over a disposizione sono pochissimi. Una squadra per essere competitiva deve avere almeno 10-11 over di livello che possono essere duttili, che possono fare tanti ruoli, e allora sì che riesci a gestire bene le forze. Le squadre importanti ne hanno 13-14. Lei diceva della società che ha cercato di prendere qualche giocatore, soprattutto sugli svincolati, ma adesso l'unica possibilità è questa. Si era aperta anche una finestra, però non si è fatto a tempo di poter sì. usufruire di quello spazio temporale, proprio perché la trattativa era in corso, quindi era difficile poter raggiungere il giocatore. Ma la società gli ha garantito qualcosa, cioè questa difficoltà che lei ha evidenziato, quindi è evidente, di una squadra con una rosa curta, le ha garantito qualcosa almeno per arrivare con un respiro più leggero, meno faticoso a fine campionato? C'è qualcosa? Sì, la società mi aveva garantito che poteva prendermi qualcosa. È chiaro che si sono mossi e magari non sono riuscito a raggiungere l'obiettivo perché i tempi erano ristretti, oppure magari perché i giocatori non hanno avuto tempo anche di liberarsi, perché tu quando devi andare via da una squadra è chiaro che una squadra che ha degli obiettivi ha bisogno dei sostituti per farti andare via, e quindi negli ultimi 2 giorni non era facile liberare questi giocatori che io avevo richiesto. È chiaro che poi magari non è semplice perché quello che ti offre il mercato non ci stava un granché, ci stava poco, e magari qualcuno è arrivato prima di noi a prendere qualcosa di buono che sarà liberato. Perché? Perché avevano avuto tempo di lavorare prima e noi abbiamo lavorato un po' in ritardo, solo per quello. Però penso che la società, se ci sarà qualcosa da prendere sugli svincolati di buono, me lo dovrà prendere, perché la squadra ha bisogno e ha bisogno anche urgente. Situazioni infortunati, Mazzeo a parte, abbiamo visto Bruno in pianta stabile già da un po' di tempo, Cuomo e Dammarco pare si siano finalmente allenati con continuità, a parte c'è solo Palmieri. Chi tra quelli che ho nominato domani ha la possibilità di giocare titolare? Poi è chiaro, le scelte tecniche sono un'altra cosa. La cosa positiva è che abbiamo recuperato Bruno, abbiamo recuperato Dammarco, abbiamo recuperato Cuomo, Chietti, e abbiamo soltanto fermo ai box ancora Mazzeo, Palmieri, che sono 2 giocatori importanti per questa squadra, perché questa squadra con Mazzeo e Palmieri recuperati già è un'altra storia. Hai più soluzioni in avanti, organicamente sei più completo, sei più competitivo, e quindi ci auguriamo che tornano il prima possibile. È chiaro che questi 4 giocatori che hanno avuto la possibilità di recuperare, domani avrò la possibilità di valutare bene chi far giocare, soprattutto chi sta meglio, chiaramente facendo i conti con gli under da mettere in certe parti del campo. La notizia più bella forse è che finalmente domani il San Francesco si tingerà di nuovo di rosso nero. Gli Ultras hanno diramato un comunicato nel quale annunciano la loro presenza e invitano soprattutto gli altri a sostenere la squadra. Come ci siamo ripetuti tante volte, potranno essere loro l'acquisto del mercato di febbraio della Nocerina. Ma io l'ho detto poc'anzi al tuo collega quando mi ha fatto la domanda, no, dell'entusiasmo, no? Loro sono la forza dell'entusiasmo, no? Loro ci danno la carica, ci danno quella spinta che in poche altre piazze riescono a dare, e quindi per noi sono fondamentali. Tu sai quanto sono stato qua io, cosa ho vissuto qua, e conosco quello che possono dare loro, e penso che da domani daranno una mano a questi ragazzi, perché sanno che hanno bisogno di loro, perché in questo momento abbiamo bisogno della gente per ricreare un entusiasmo, ma soprattutto per avere quelle forze in più
che in questo momento ci mancano, perché a livello di organico siamo un po' stretti. Quindi mi auguro che ci daranno una grande mano.